Solo la Dugout. Fino a 10.000 euro di supervalutazione del tuo usato. Promozione riservata su numero limitato di vetture presenti in concessionaria e fino a esaurimento scorte. Fino a 5.000 euro su classe A e classe B. Fino a 10.000 euro su classe C berlina. Mi ha puntato la pistola alla nuca, ma per miracolo l'arma si è inceppata, altrimenti mi avrebbe ucciso. Questa è la testimonianza shock di Federico Petrone, il 19enne di Serino aggredito e ferito un braccio da 18enne fratello dell'ex fidanzata martedì sera sulla strada provinciale di Contrada con una calibro 9. Urlava che ci avrebbe ucciso tutti, che per uscire con la sorella gli dovevo chiedere il permesso. Ha sparato, solo che la pistola si è inceppata, non è partita tra lui. Quindi voleva uccidere lui. E poi dopo nel fuggire mi sono girato per andare in macchina, l'ha sparato. Cosa ti diceva quando aveva l'arma in mano? Che ci uccidevano a tutti quanti. Quanti ne erano, Federico? Più di 10. Tu come mai ti trovavi a Contrada? Eri stato chiamato da lui? Perché lui mi aveva detto che voleva parlare con me. Per cosa? Per quale motivo, Federico? Perché? Per la sorella. Ma tu eri fidanzato con la sorella? No, non era lasciato. Ma lui non voleva che frequentassi più la sorella? Era questo il motivo? Ti ha minacciato anche dopo averti sparato? Sì, dopo che mi ha sparato mi ha mandato due registrazioni vocali. Mi diceva ritorna qua, mi sto aspettando. C'erano anche altre persone che davano man forte. Quando lui ha cacciato la pistola, diciamo che si sono garbanzati. Sai che si è inceppato un colpo di pistola, vero Federico? Quello è quando me l'ha puntato è interesse a sparare. È stato un miracolo che non... Dal primo momento l'ho capito subito. E poi lui è scappato, cosa ha fatto? No, ce ne siamo scappati noi. Adesso hai ancora paura? Sai che è stato denunciato lui? Non arrestato? È assurdo. Se fosse per lui mi aveva ucciso. Solo una pistola che si è già fatta. Non ci avesse questo. Era venuto quindi per punirti, era venuto armato per ammazzarti, dici tu? Sì. Cioè lui voleva ammazzarmi, una spada dalla testa, voleva per forza ammazzarmi.